E salve a tutti ragazzi da Pier Dark Knight 91 e benvenuti in una nuova puntata sul Pier Risponde. Oggi risponderò a ben 8 domande. Alcune sono già state fatte, ma sono davvero molto utili ai nuovi iscritti per ovviamente fare in modo di farmi conoscere meglio, ok? Quindi partiamo subito. Vi chiedo scusa se ho la barba super mega... ok? Ragazzi, ma senza barba sembro un bimbo minchia. Se mi tolgo la barba succede il casino, perché con il rasoio mi faccio rosso, tutte le boghe, schifo. Quindi preferisco avere la mia barba bella folta, bella così, schifo. Vabbè, partiamo con la prima domanda che ce la fa Massimo. Hashtag domanda Pier. Quale sarebbe la tua reazione se un giorno, vedendo il contatore degli iscritti a zero? Non l'hai posta proprio bene la domanda, ma ho capito. Comunque cercate di lasciare un bel pollicione in su. Beh, è capitato ieri per un bug di YouTube e tutti i canali sono arrivati a zero iscritti. Vabbè, però poi si è sistemato il tutto. Ragazzi, non succede nulla, perché secondo me chi è davvero un iscritto che segue lo youtuber, se perdo il canale e ne apro uno nuovo, tutti quelli che non possono fare almeno del sottoscritto mi cercano e alla fine mi trovano. Quindi secondo me non succederebbe davvero 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 niente. Però evitiamo, perché non si sa mai, ragazzi. Andiamo con la prossima domanda. Comunque grazie Massimo, io ti saluto, ti do un bacione e andiamo con la seconda domanda. Florin, questa è una domanda che mi hanno già fatto. Hashtag domanda Pier, perché ti chiami Pier Dark Knight 91? Allora, il mio canale è stato aperto così. Ho detto io un giorno, ho detto apro questo canale per vedere i video su YouTube. Ho preso questo nick perché sulla PlayStation mi chiamavo così. Perché Pier Dark Knight? Perché amo Batman, un film di Christopher Nolan si chiama Batman Dark Knight. Ho aggiunto al Pier Dark Knight e ci ho messo il 91, ovvero la mia data di nascita. Fine. Poi un giorno, per scherzare, ho pubblicato un video su FIFA. Mamma mia le visualizzazioni che crescevano. Ho detto dai, faccio un altro video, faccio un altro video, faccio un altro video. E alla fine, signori, eccomi qui che YouTube è diventato, tra virgolette, il mio lavoro. Pier Dark Knight 91 nasce così. Anche se non mi piace, forse preferisco PDK91, perché il nome è troppo lungo. Volevo anche cambiarlo, ma ormai mi conoscete così, perché cambiare, ok? Io ti do un bacione, Florin. Di sicuro me l'ha fatta 2 settimane fa questa domanda. Però, ok, 5 mesi fa, DibaGames99, proprio non è juventino, non è juventino, vabbè. Comunque, hashtag domanda Pier, ti do un bacione, un abbraccione, tutto quello che vuoi. Secondo te è meglio, è essere meglio l'Hellas Verona o il tuo vecchio Sassuolo? Bella domanda. Lui si riferisce alla carriera allenatore su FIFA 16 con il Sassuolo e su FIFA 17 con l'Hellas Verona. Secondo me molto meglio il Sassuolo, perché con il Sassuolo abbiamo scoperto, sì, più o meno gli stessi giocatori che abbiamo scoperto con l'Hellas Verona. Forse nell'Hellas Verona abbiamo trovato giocatori molto più forti come Mancini, come Rodolfo Vera, mentre nel Sassuolo c'era Lastra come terzino destro. Però non so perché mi ha divertito di più il Sassuolo che l'Hellas Verona, anche perché nel Sassuolo c'erano più fondi e anche perché nel Sassuolo abbiamo fatto in tempo ad acquistare Tevez, che poi ha trascinato la squadra. Poi c'era Castillo, che era un giocatore davvero molto buono, e Tabanelli in porta. Tabanelli che all'inizio faceva delle papere assurde, poi, signori, si è rivelato un grande portiere, così come Rinaldi. Adesso Rinaldi è un portiere imbattibile, ha tutto 99 sugli attributi portiere. Quindi io ti do un bacione, un abbraccione, Diba Games, mi raccomando, perché se Dybala poi se ne va dalla Juventus diventi Games 99. Vabbè, oltre a questo, non affezionatevi mai ai giocatori perché sono tutti merce amici. Allora,
E questo non lo riesco a leggere. Aspettate, ragazzi, che devo ingrandire. Ok. Gigi Gamer. Mamma mia, gamer. Hashtag domanda Pier. Hai mai pensato di abbandonare FIFA e cominciare a registrare un'altra tipologia di giochi, tipo Minecraft? Proprio Minecraft no, però vlog, video quando cucini. Grande Pier, salutami Lara. Allora, hai detto una cosa giusta e una cosa sbagliata. Salutami Lara, se fate i bravi, forse vi faccio un regalo e vi faccio vedere com'è cresciuta Lara. Ok, hai detto una cosa giusta e hai detto una cosa sbagliata. Hai mai pensato di abbandonare FIFA? Sì, perché c'è molta gente su YouTube che segue FIFA perché non deve vedere il video, ma deve solo commentare per far vedere che è bravo su FIFA. Poi in verità non lo è. Mi è capitato in passato di persone che nei commenti mi hanno scritto: non sei bravo a giocare, se ti trovo ti batto 10-0. Poi cos'è capitato? L'ho incontrato, ci ho giocato contro e ha perso lui 10-0, farti capire. Ma a parte questo, molti sono bambini, molti non vedono tutto il video e molti pensano che il videogioco sia solo videogioco di calcio. Quindi io registro anche altre tipologie di giochi, ma sono seguiti di meno, sono seguite di meno le serie, perché tutti gli iscritti che prendi con FIFA non li prenderei mai per portarti visual su altri giochi, perché per quelle persone non esistono altri giochi al di fuori di FIFA. Tipo Minecraft no, perché Minecraft l'ho già portato in passato, ragazzi. Una volta che costruisci su Minecraft mi scoccio, non so perché. Cioè, se parti con un nuovo mondo, incominci a costruire, fare un tuo mondo, delle tue costruzioni, è bello, ma una volta che sono finite le idee mi scoccio, è una cosa assurda. Poi registrare Minecraft non è facile e secondo me è meglio registrare Minecraft con altri YouTuber che non da solo, perché tante teste insieme. Comunque vlog sì, vlog li faccio già. Video quando cucini no, perché non cucino mai. Grande Pier, salutami Lara. La saluteremo presto, stai tranquillo, io ti do un abbraccione grandissimo. E adesso andiamo a vedere un'altra domanda. Questa no, dopo. Allora, Peppe51 ci scrive: hashtag domanda Pier, ma dove sei nato? Ragazzi, sapete dove sono nato? Cioè, questa è una cosa che non lo sa nessuno. Sono nato all'ospedale, ok? Altra domanda, NaviFly64, comunque scherzavo ragazzi, sono nato in ospedale, sì, però sono nato a Foggia. Quindi, NaviFly64, era una battuta che non è riuscita. NaviFly64, non la sento da un bel po' di tempo questa scrittina femminuccia che mi segue proprio dall'inizio del canale, perché se non sbaglio lei ha la connessione, il 3G con il telefono, quindi appena fa la ricarica mi segue e mi scrive. Spero di risentirla presto. Comunque ho preso una sua domanda perché le sue domande non sono mai brutte, ma sono sempre molto interessanti. E ci scrive: hashtag domanda Pier, perché rispondi ai commenti degli haters e non li cancelli? Ragazzi, questa è la top domanda di oggi. Allora, perché rispondo ai commenti degli haters e non li cancello? Allora, prima di tutto rispondo agli haters perché devono capire. Queste persone, che io non li chiamerei neanche haters, sono persone che sono persone frustate, che appena, esempio, pure vedono che ho pubblicato un video vengono a lasciare dislike, così, perché gli ho risposti male o perché ho un'idea diversa dalla loro o semplicemente ho cambiato squadra su FIFA. Queste sono le persone, la maggior parte, che ci sono su YouTube. Per farvi capire, rispondo perché, ragazzi, non voglio cancellare. Allora, cosa faccio? Io rispondo e se offensivo l'utente e quindi scrive parolacce, lo blocco. Quindi prima lo rispondo e poi lo blocco. Ma attenzione, da oggi cambierò modo di fare, perché queste persone che offendono andrò a screenarle, si dice così, comunque andrò a prendere il loro commento, lo salverò e poi aprirò una nuova serie. Risponderò
a queste persone che offendono. Vabbè, ovviamente prima salvo il messaggio, poi li blocco. E poi ci farò un video da sopra, così ci facciamo tantissime risate insieme. Da oggi, attenzione, amici cari, che ci sarà da ridere. Anche sotto questo video di sicuro li troveremo proprio a bizzeffe, proprio che proprio profumo. Comunque, Navi, fai sempre domande davvero molto interessanti. Interessanti, spero ne farai altre, spero di risentirti presto. Altra domanda, la penultima, ce la fa Klein Edit Maker. Mamma mia, Klein Edit Maker, ovvero Claudio. Se non sbaglio, tu sei Claudio. Hashtag domanda Pier. La città dove hai sempre voluto vivere, grande amico mio. Se tu sei Claudio, per forza. Io non posso dimenticarmi dei miei primi iscritti, ma soprattutto delle persone che sono presenti in tutti i miei video. Lui è Claudio, con un altro account, lo so. E quindi, la città dove hai sempre voluto vivere. Allora, l'ho già detto in un altro video, ma lo ripeto per i nuovi iscritti, New York, oppure Singapore. Quindi le città con i palazzi, quelli, mamma mia, che non finiscono mai, che di notte è tutto illuminato, bellissimo, una grande atmosfera. Oppure, se proprio devo rimanere in Italia, quindi nel coso dei Marioli, Torino, perché lì potrei seguire di più la Juventus da vicino. Ma è anche perché preferisco, non lo voglio dire per offesa, perché io sono del sud, però visto la mentalità della maggior parte delle persone del sud, che non hanno rispetto per altre persone, non so al nord, ragazzi, perché non ci sono stato, o almeno non ci vivo al nord, però al sud sì, siamo molto di cuore, ma molte persone, ci sono persone brave e persone cattive dappertutto, però la mentalità che prevale al sud è non me ne frega niente del prossimo, quindi butto le cose a terra, prendo a schiaffi le altre persone, offendo e forza Juve, e forza Milan, e forza Napoli. E così si va avanti, sempre così. Che dobbiamo fare, raga? Dobbiamo sopportare. Non è un'offesa al sud, perché io sono del sud, quindi so di Foggia. Però, ragazzi, è così, è così. Ultima domanda di oggi, e siamo a 14 minuti di registrazione, non male. Allora, l'ultima domanda l'ho messa proprio da parte, anche se non è scritta benissimo, però Nicoc Forever 4, ti ho cancellato la faccia perché non posso farti vedere la faccia sul canale, perché sennò, che ne so, trovi qualche persona malintenzionata. Hashtag domanda Pier, potresti far battere su FIFA all'ara un rigore? Mamma mia, proprio l'hai scritta bene, potresti far battere all'ara un rigore? Ok. Volete vedere Lara che gioca la Play? Non ha mai giocato Lara la Play. Però, vi devo far vedere com'è cresciuta. Ma soprattutto, quando è buona mia figlia. Quindi, sì, ragazzi, ve la faccio vedere subito. Però adesso dovete darmi qualche minuto, qualche secondo di pausa per poter mettere a registrare questo pezzettino dove Lara batte il rigore, se no non posso farvi vedere Lara che batte il rigore. Quindi devo aprire il mio Game Capture HD, se magari si apre, e poi dobbiamo avviare FIFA. Quindi, signori, prepariamoci, perché oggi sarà una puntata di quelle puntatissime. Qua mi sono scordato di cancellare i video che ho registrato ieri. Eliminiamo, perché sennò facciamo casino, signori. Allora, elimino, ragazzi. Ci vediamo direttamente appena vi porto Lara. Chiamo Lara, ok? Gli amici di papà hanno chiesto. Saluta gli amici di papà che ti stanno guardando da qua. Fai ciao. 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 Alza la voce, sennò non ti sentono. Aspetta che ti alzo. Ok. Eccoti qua. Madonna mia, come devo fare? Ok. Così. Così ti vedi? Allora, fai vedere Geco agli amici di papà. Non ti addormenta. Oh, chi è? Fai vedere agli amici di papà il gioco nuovo. Fai vedere alla telecamera. Fai vedere. Vedi cosa ha preso Lara? Cos'è? Ti piace il pallone? Vuoi battere? Sì. Vuoi battere? Allora, gli amici di papà hanno chiesto che devi giocare. Anch'io. Devi giocare. Devi giocare qua. Devi giocare. Vuoi giocare? Sì. Lascia Geco.
Ciao Geco. Ah no, sbagliato. Allora, hanno detto. Ma tu vivi lì? Io non sto facendo niente. Ma, madonna mia. Questo è proprio. Ma con questo si tira, papà, vedi? Con questo qua, con il cerchio. Vediamo. Maronne, che tiro! Va. Maro! Devi fare gol. Vai a papà, vai. Tira. Più piano, papà. Più piano. Aro! Vai. Aro! Più piano. Vai. Madonna, che tiro! Vai. Vuoi battere il rigore? Sì. Vuoi battere il rigore? Aspetta, non schiacciare, aspetta. Mo facciamo battere il rigore. Lara, no, aspetta. No. Vai, tira. Adesso, vai, tira. Con il cerchio. Il cerchio, sì, questo qua. Questo è il cerchio. Tira, vai. Non tira. Perché non tira? Vai. Ah no, ha sbagliato il rigore. Vai. Fai vedere agli amici di papà che tu non hai mai giocato a FIFA, è vero? Non hai mai giocato. Sei ingannata, eh? Adesso c'è un problema. Adesso non si stacca più e non so come registrare la carriera. Maledetti. Vai. Però devi fare gol. Devi fare gol. Avvicinati, vai. Te lo dico io quando dire. Tira. Oh. Aro. Più piano. Aspetta. Vai. Mara, troppo forte. Devi fare il gol. Perché sennò gli amici di papà dicono. Lara non è brava. Invece tu devi fare gol, papà. Lei non ha mai giocato a FIFA. Perché non gli interessa. Però. Pato. Hai preso la traversa. Aro. Che hai fatto, papà? Ato. Vuoi scendere? Sì. Vuoi andare da mamma? No. Dove vuoi andare? Non vuoi sederti? Sì. Ah, ma così non ti vedono, papà. Vai così, va. Dai. Tira. Mato! Avvicinati a papà. Avvicina. Più piano, schiacci troppo forte, tira troppo forte a papà. Avvicinati. Con questo, papà. Non sai giocare, amore mio. Vai, tira. Vai. Tira, cerchio. Vai, tira. No. Dobbiamo fare gol, se no non chiudiamo questo video, dai. Devi fare gol a papà. Vai a prendere il pallone, vai. Girati adesso, girati. Brava. Vai, fai un po' di skill. Vai. Maron, quante skill! Maron! Tira, con il cerchio. No! Devi tirare a papà. Tira, dai. Che fai? Stai dietro al portiere? Salutiamo? Salutiamo? Sì. Di ciao? Ciao. Ciao, noi ce ne andiamo. Papà deve registrare la carriera. Dai, manda il bacetto. Oh, dai, andiamo. Fa caldo. Fa caldo qua, amore, lo so. Andiamo. Aspetta, ti accompagno. A posto, ragazzi. Vi ho fatto vedere Lara. Quindi, no, adesso non posso lasciare FIFA. Ecco, guarda, con Messi se ne va. Attenzione, Messi, voglio colpire la traversa. Traversa, no. Adesso faccio una sfida prima di chiudere. Colpirò la traversa. Vai. Mamma mia, non l'ho mai utilizzato Messi. No, mai utilizzato. Vediamo se riesco a prendere la traversa. Vai. No. Ragazzi, ma Messi è strano da utilizzare. Vai. Devo prendere un palo. Prendo il palo e vi saluto. Vai. No. Voglio prendere la traversa. Adesso la palo challenge. Attenzione, incredibile. Messi, pallonetto. E prendi sta traversa, bestia, vai, prendi la traversa, versa, sì, l'ho presa, ok, ragazzi, io vi do un bacione, un abbraccione, vi ho fatto vedere pure Lara, fa le skills, incredibilmente, non ha mai giocato a FIFA, ragazzi, quindi,
Niente, non gli piace, non, cioè gli piace il pallone, però non ne capisce di calcio. Quindi ragazzi, se vi è piaciuta questa puntata, vi chiedo di lasciare un bel like, di condividere, commentare, ci vediamo presto perché prima di questo video... mannaggia la gola! Prima di questo video, dicevo, di sicuro uscirà la puntata della carriera allenatore con il nostro Borussia Dortmund. Un bacione a tutti!